Una giornata per non dimenticare, per rendere omaggio alle vittime della mafia nel ventennale della strage di Capaci. Questa mattina a Napoli istituzioni, associazioni e studenti hanno aderito all'iniziativa promossa da Libera e si sono ritrovati in piazza Municipio davanti l'albero della legalità che nel 94 fu dedicato al magistrato Giovanni Falcone. Con un gruppo di ragazzi hanno appeso i loro pensieri a quest'albero Falcone. Non tanti sapevano che qui nel comune di Napoli l'albero dedicato a Falcone e Borsellino, da oggi in poi non credo che nessuno possa dimenticarlo. La nostra testimonianza a fianco magistratura e forze dell'ordine che ci aiutano a sperare in un'Italia libera dalle mafie e che guardi più al futuro dei suoi ragazzi. I ragazzi, pur essendo più piccoli del tempo della strage, riescono a pronunciare i nomi di Giovanni e di Paolo come nomi familiari e questo impone loro, evidentemente, questo pronunciamento di nomi, una scelta etica. Le celebrazioni per ricordare le vittime delle mafie sono state numerose in città. Al Teatro San Carlo gli alunni di 4 istituti superiori hanno espresso la loro voglia di cambiamento attraverso il testo di una canzone, composta con i ragazzi del penitenziario di Nisida. Il centro è dentro di noi. Chi vuol cambiare può cambiare, perché accusare o giudicare. Il progetto rientra tra le attività del Marano Ragazzi Spot Festival ed ha coinvolto i giovani in un intenso percorso di crescita culturale e sociale. In questi giorni abbiamo visto nei loro occhi la loro volontà di cambiare e loro insieme a noi vogliono dare questo messaggio a tutta Napoli che loro quando una volta usciranno dal carcere loro vogliono diventare parte integrante di una Napoli che deve vivere, una Napoli che deve dare possibilità a questi ragazzi, una Napoli che deve dare anche una possibilità a noi di chiedere a loro e viceversa. Il 22 maggio del 1992, quindi il giorno prima della strage, io consegnai gli iscritti del concorso in magistratura che poi ho vinto nelle mani di Francesca Morvillo, che era presidente della commissione, la moglie di Falcone. La sera vidi Falcone con la croma blindata che venne a prendere la moglie, il giorno dopo ci fu l'attentato, la strage di Capaci, poi la conoscenza di Paolo Borsellino, l'amicizia successiva di Salvatore, il fratello di Paolo, insomma la mia vita è completamente intrecciata e non può prescindere dai ricordi personali, dalle emozioni, ma soprattutto dalla voglia di lottare grazie alle loro idee, alla loro passione, al loro entusiasmo, al loro amore per la democrazia, per l'Italia, per Palermo, per il Sud, per un Sud che per sempre deve essere in prima linea nella lotta alle mafie, da esempio anche per il Nord e per il centro del nostro paese.